pronti in sell, stiamo partendo per un nuovo allenamento dedicato alle nostre bici da camera, ok, per l'interno coscia. Allora, cominciamo con un riscaldamento. Ricordate sempre che questi allenamenti possono essere abbinati a un riscaldamento tuo. Magari ti fai 15 minuti di bici sciolto, poi fai questo allenamento che sono circa 12 minuti di allenamento e poi finisci con un altro 10 minuti di pedalata, ok? Non dovete essere molto fiscali con le biciclette, perché le biciclette, la pedalata tira la pedalata, per me rilassamento, perché con le X-Bike che ho c'è questo schienale, è quasi come se io sono in un poltrone parlando con i miei amici di Now, ok? Innanzitutto grazie a tutti quanti che stanno scrivendo, grazie a tutto quello che mi state chiedendo. Sto provando mano a mano di fare sempre più allenamenti per voi, per far sì che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, questa diventa una piattaforma che quando entri trovi tanti consigli. Così io voglio che ogni giorno tu almeno 10 minuti al giorno di qualcosa, ok, di qualcosa. Allora, ti ho detto 12 minuti di interna coscia, mi caricate a livello 4. Nel caso non hai un X-Bike, hai una bicicletta, vai a vedere da 0 a 10. X-Bike ha 8 di velocità, 8 di resistenza, scusami. Dico insomma, io sono a metà strada, sono su 4, così trovi metà strada, perché voglio un po' di spinta. Vi chiedo sempre di togliere le strap delle vostre pedali. Queste strap vanno tolti perché mi permette il piede di posizionarsi su la nostra bici in modo più ampia, più libera. Ok, divarico come una papparella, ok, a questo punto, e comincio a aumentare di due tacche o di due resistenze per l'interna coscia. Voglio che senti adesso che passi da una fase sciolta della pedalata a una fase intenso, come se stesse veramente un macchinario della palestra, un macchinario che ti sta aiutando l'interna coscia a diventare più tonico, più rassodata. Continuiamo per un altro 20 secondi, dopodiché scenderemo dal nostro secret e faremo un grand bel plié, ok? Un plié eccellente per l'interno coscia, perché qui dobbiamo fare sciolto, spedalata e poi anche esercizi proprio tonificanti, ok? Per aiutarci a lavorare una zona che è molto critica per le donne. Ok, scendiamo. Allora, divarichiamo. Usiamo la cyclet come se fosse una sbarra. Divarico le ginocchia stanno andando verso la punta dei piedi. Sollevo i miei taloni e cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobbiamo arrivare a 12, 10, 11 e 12. Eccellente, ritorniamo sulla nostra cyclet. Sciogli, pedala, recupera, ok? Perché andiamo carico-scarico, ma i nostri scarichi sono sempre in movimento, perché ci aiuta comunque a ripristinare più velocemente l'acido lattico, comunque ci tiene il nostro cuore bello attivo e così prendiamo il massimo della nostra bicicletta. Ok? Bello, avete sentito? Ricordi sempre però, quando cominciate a fare la vostra interna coscia, ok, che le ginocchia non si chiudono, sembrano seguire assolutamente il dito medio del piede, ok? Così, per essere sempre al massimo, per proteggerci. Allora, di nuovo, carichiamo. Ok, bello alto, divarica le punte, comincia a spingere, proprio divaricando, pedale come una papera, ok? Come una papparella. Questi sono tutti esercizi che usavo nel tanto tempo fa con i miei clienti privati, quelli famosissimi, ok? Tante salute alla Paola Barale, all'Alessia Marcuzzi, Maria De Filippi, insomma, Mel Baruffo, ti ricordi Melba? Mel Baruffo, Wendy Windham, Pamela Prati, insomma, ho allenato le donne più belle del show Star System italiana e facevo tutti questi esercizi con loro. Adesso mi avete voi qui su Now, un Ordinary Workout, che vi alleno come le star, ok? Continuiamo, pedaliamo proprio come le papere, ok? Aggiungiamo anche un po' di spinta. Spingo, le gambe sono sempre divaricate. Questa la potete fare anche da sole, questo è un allenamento pazzesco per chi vuole veramente riempire e rassodare l'interna coscia, anche per molto tempo
da soli, cioè non dimenticatelo, ok? Ancora 10 secondi, poi riscenderemo dal nostro ciclette e ci rimetteremo a fare un lavoro a corpo libero, ok? Ci siamo ancora. 3, 2, 1, scarichiamo, scendiamo, ok, di nuovo, andiamo, grand plié, divarico, ok? Ginocchia che stanno seguendo la punta dei piedi e cominciamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, usi anche la bicicletta che ti dà un bel sostegno, 8, 9, 10, ancora, 11 e 12, ok, torniamo sopra. E sentirai veramente che le vostre gambe stanno lavorando, ma sempre pedalando a papera, ok? In questo allenamento non chiudere mai i piedi, non pedalare mai con i piedi dritti, perché così ogni fase di questo allenamento per la nostra bicicletta è dedicato a stimolare in un modo o un altro le fasce interne della coscia, ok? Cominciate a caricare, cominciate a caricare, cominciate a lavorare con quelle interne cosce. Ripeto sempre, qual è la cosa più bella della bicicletta? Che può essere utilizzata come mini palestra in casa, così quando state anche da soli, magari non volete accendere Now, non volete seguire il mio allenamento, variate, magari una volta pedalate frontale, una volta pedalate per l'interno coscia, una volta carichi e fa un po' di heat, ok? Vedrà che diventerete anche autodidatte fra poco, diventerete piccole personal trainer di voi stessi, perché il bello della bici è che ti permette di aumentare il sistema glucidi grassi, suderai tantissimo, infatti io sto sudando tantissimo perché la sento al lavoro, ma mi protegge l'articolazione perché è un lavoro a basso impatto. Ok, ancora 15 secondi, poi scenderemo giù di nuovo per fare un altro esercizio per l'interno coscia, ok? Ci siamo quasi, ok? 5 e 4 e 3, 2 e 1. Adesso faremo proprio un grand plié, ok? La tengo come se fosse la sbarra delle ballerine, ok? Divarico le punte, scendo giù, apro, scendo fino a terra e riporto in su, ok? Bacino e in avanti, 1, 2 e su. 1, 2 e 2, 1, 2 e 3, 1, 2, 4 e 1, 2, 5 e scendo, 6 ancora, 7 ancora, 8 ancora, 2, 9, ultima scendo. E salgo, 10, eccellente, ritorniamo su, ok? Divarica le vostre piedi, stiamo pedalando a papera, sono a livello 5, leggermente sopra metà della mia resistenza per sentire tantissimo carico sul mio lavoro. Ci manca ancora un po' per fare questi 12 minuti dedicato a interna coscia, dedicato al nostro corpo, con una premessa, ok? Non ti sto riscaldando perché vorrei che voi già avete fatto, magari perché avete pedalato un po' prima di questo allenamento, potete pedalare dopo questo allenamento, così. Questo è qualcosa da mettere in mezzo al vostro allenamento, o alla fine, no? Dice, guarda, pedalato 30 minuti, finisco con questo, tonificazione per l'interna coscia, dedicato all'interna coscia. E poi, onestamente, l'interna coscia per essere allenato hanno bisogno di costanza, tanto costanza, perché la costanza ci premia sempre. Allora, per 45 secondi andiamo a aumentare tanto la nostra resistenza, ok? Tenetevi bene, perché adesso la posizione del piede è un po', non dico precario, ma più delicato. Divarico, le punte sono divaricate, mi tengo bene, non andare in velocità, andare in intensità, ok? Spingo sul pedale, spingo sull'interna coscia, pedalo a papera, ok? Continui, ci mancano ancora 15 secondi, ok? E poi scenderemo di nuovo dalla nostra bicicletta per darci proprio un bel allenamento, ok? Continuiamo, ancora 5, 4, 3, 2 ed 1, ok, scendiamo giù. Adesso facciamo un esercizio per l'interna coscia e cioè apro e chiudo in centro, come se stessi provando di schiacciare, non so, un lancio tra le gambe. 1, tiro su, 2,
tiro su, 3, tiro su, 4, talone contro talone, talone contro talone, talone contro talone, talone contro talone, continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop, eccellente, ritorniamo sulla nostra bicicletta, continuiamo a pedalare, pedale, pedale, pedala, basta poco poco la velocità, abbiamo quasi finito i nostri 12 minuti con il nostro bellissimo lavoro dell'interna coscia. Dopo potresti tranquillamente aggiungere un fluid per dopo questa, un allenamento di stretching, dopo che avete finito questo allenamento per allungare le gambe, perché sempre aiuta, perché dopo che abbiamo caricato è sempre una buona idea di fare stretching dopo. Potete anche sempre ritornare a pedalare in modo continuo, ma sempre a papera, ok? Voi che continuate di pedalare a papera, facciamo il nostro ultimo, eccoci qua, 35 secondi in bellezza, ok? Divarica, divarica con le gambe, spingo, ok? Proprio spingi su quell'interno coscia, spingi, 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 ok? Tieniti, proprio spingi al massimo la vostra intensità, ok? Per finire in bellezza. Ve l'ho promesso, una cosa bella intensa, dedicata all'interno coscia, sentirete questo allenamento, stiamo preparando per il prova costume, giusto? Allora dobbiamo tonificare quelle cosce, dobbiamo lavorare con le gambe, dai 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 dai, ok? 35 secondi sono finiti, scendi giù e continua a pedalare, ottimo, un lavoro veramente eccellente, complimenti. Continuate a pedalare, ti aspetto domani o anche tra poco con un altro allenamento di Now. E ti devi anche dire grazie a te stesso, perché ti stai facendo tanto allenandoti tutti i giorni con me qui su Now e spero che vi state trovando sempre, ma sempre di più potere nella vostra vita, perché l'allenamento è questo, giusto? Baci dalla G, passate una giornata splendida.